E se chiami una donna amore, può darsi che questa donna si offenda perché presume una relazione fra te e lei che non esiste e quindi è un atto comunque violento. Hai capito? Non ci arrivi, è purtroppo un limite. È un limite. Quando... Non lo so, ti mancano le basi. È un problema. Perché non siete saltati fuori quando hanno fatto questo gli africani? Perché siete sempre i soliti comunisti. Siete sempre i soliti comunisti. Avete attaccato Berlusconi per le donne. State attaccando gli alpini per le donne. Non attaccate le risorse africane. Perché? Perché siete sempre i soliti comunisti. Bisogna distinguere molestia e molestia. Anche una mosca è molesta se ti viene sulle mani e ti dà fastidio. Una spinterella su una spalla da un uomo. Ma stiamo scherzando. Una ha detto, mi hanno detto che un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata. Io e te, quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pensiamo? Ma perché siamo maschi, no? Ma figurati, si sente violentata perché gli hanno detto che un bel paio di gambe. Se gli dicevano che aveva un bel culo, cosa sentiva allora? Dai, ho capito, ma dai! Sì, cioè, queste sono molestie, come si permette uno toccarti? Cioè, molestie appunto. Esagerazione. Certe volte quando vuoi appoggiare una mano è solo un senso di, così, di appartenenza di società, nella società. E poi, perdonatemi, se uno mi fa un sorriso, mi fischia dietro e son bella, io sono pur contenta. Però, e queste quattro, che poi sono tutta gentaglia, di come si chiama? No, come si, no, sì, come non si chiama? Non una di meno, è l'associazione che ha dato voce a... Però ho capito, sindaco, però io mi auguro e spero, diciamo, se fanno una denuncia, che è un atto ma ufficiale. Ma scusi, oggi ho letto il giornale, una cosa, e mi sono sentita violentata quando mi hanno gridato che un bel paio di gambe. Volevo dire, signora, la violenza è un'altra cosa, eh? Ok, però ci sono donne una che violenza... possono non apprezzare anche quello che lei ha detto. No, sindaco.